sulla croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleoma e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Quanto intenso e ineffabile lo sguardo tra la madre e il figlio. Maria sta sul Calvario, accanto al figlio. Egli presente al suo fianco, attenta e coraggiosa, afflitta e fiduciosa allo stesso tempo. Gesù la guarda e solo lui può sapere cosa avrà provato il suo cuore e quello di Maria. Ma anche in questo momento così intimo, Gesù ci lascia un insegnamento importante. Qualunque sia la nostra pena, alziamo lo sguardo per incontrare quello di Maria e la troveremo sempre lì, presente ad intercedere per noi con il suo amore di madre. Egli ce la presenta e ce la dona come madre, lei, paradiso del Padre, festa del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Che grazia poterla accogliere nella casa del nostro cuore. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. E mio Padre di Cielo, noi, e di Maria laggiù, cammini.